C'è un uomo che ama il mare come pochi al mondo, che ha scritto la storia della nautica italiana e internazionale, che ha fondato cantieri, che ha costruito migliaia di imbarcazioni, che ha corso e ha vinto nelle competizioni offshore. Il suo nome è Norberto Ferretti. Io ho smesso di studiare molto presto. E mio papà mi ha detto: benissimo, io non ti forzo, se vuoi smettere smetti, domattina ti presenti in officina, eravamo concessionari Lancia, fai il meccanico. Tuta e fai il meccanico. E così ho fatto per 2 anni e poi sono passato al collaudo. Quando mio padre mi ha detto: ora è ora che cominci a vendere le automobili, ho detto no, perché non vendo del mio e non mi piace, che io voglio lavorare nelle barche. E poi da lì è partita la Ferretti. Norberto, nella vita hai fatto tutto quello che un uomo di mare sogna di fare. Hai costruito barche, le hai usate per correre, le usi per divertirti, per diporto. Sei contento? Sei soddisfatto? Come faccio a non essere soddisfatto? Ho cominciato che avevo 18 anni a passare dalle auto alle barche, e ho fatto uno dei grandi cantieri europei, mi sono ritirato 70enne, però non ho mai smesso di andare per mare. Siamo a Formentera, che è diventato un po' il luogo dove passi una buona parte dell'anno. Ma guarda, io venivo a Formentera con la barca grande, ci facevo il mese di agosto, facevo tutte le Baleari e poi mi fermavo una quindicina di giorni a Formentera. E adesso però ti ritroviamo su una barca che invece è sportiva. Come sei arrivata a questa scelta? Questa barca perché è la barca ideale per Formentera, è veloce, ha molto spazio vivibile per il day, per cui noi ce la godiamo dall'1 del mezzogiorno alle 9 di sera, mangiando a bordo o cucinando qualcosa a bordo o portandocelo da casa, e siamo sempre in 8-10 e poi alla sera invece tutti a casa a dormire nelle proprie camere. E adesso qualcosa che da tecnico mi interessa un po' di più. Che motori hai scelto? Qui ho messo 3 Yamaha da 370 col piede, perché finalmente credo che sia stato fatto un piede affidabile. E devo dire, la barca a 3 anni la usiamo tutti i giorni, non ho avuto un problema. Uno non l'ho avuto. Ero spaventato da tanta elettronica, ma Yamaha mi ha convinto, perché ha fatto questo sistema qui sotto che tu spingi un pulsante, ti va via tutta l'elettronica e hai un potenziometro che accelera i motori e un pulsante che fa marcia avanti e marcia indietro. Per cui torni a casa. Però posso mettere in folle? Certo. Un po' di elettronica ce l'abbiamo anche qua. E mi sembra di aver sentito che funziona anche molto bene. Vedo lì un joystick targato Yamaha. Sì. È troppo facile, molto intuitivo. Risponde molto bene. Ma è fantastico. Poi ha 2 velocità. Sì. Se tu ti azzardi a fare le manovre belle in fretta, usi la velocità alta. Se sei un po' intimorito, spingi l'altro pulsantino, velocità bassa, e lei si sposta con grandissima dolcezza. E non si sente nulla, non si sente nessun rumore, nessun colpo clock, di innesto. Clock, 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 niente. Chi se ne intende, chi ha la meccanica nella testa, sa che il clock è fonte di rottura.
perché è un urto. È un impatto. È un urto, insomma, non c'è niente da fare. Sono ingranaggi che si scontrano. Io ho gli amici che quando entriamo in porto ho un ormeggio all'inglese qui a Formentera, sono uno dei pochissimi ormeggiati all'inglese, entro in porto e i miei amici li vedo che prendono la cima e tirano di poppo di prua perché la barca è un po' distante e dico no, non far fatica, faccio così, un colpo, ruoto un attimo il joystick e la poppa va contro la banchina. O la prua va contro me, che è di una facilità veramente esagerata. Norberto, qui abbiamo tre motori, ma sei eliche. Quindi io credo, i motori hanno indubbiamente un bel impianto turbina, perché hanno la turbina piccola per i bassi regimi e la turbina grande per gli alti regimi. Però l'efficienza che ha questa barca qui io non ho mai provato. Anche barche che hanno il cambio, certo, prima e seconda, dovrebbero avere una planata molto rapida, certo, perché proprio cambiano marcia. Questa non cambia marcia, ma ha un'efficienza, ha una spinta che è impressionante. Adesso girato il capo ti faccio vedere la planata. È spaventosa. Volevo superare i 35 nodi. Non c'erano tanti motori di quella potenza con quel peso, perché purtroppo sappiamo che il peso conta, e quell'8LV della Yamaha è veramente molto leggero, molto leggero. Ecco, guarda, io non sono uno che smanetta. No, bisogna sempre accelerare con una certa progressione. Adesso stiamo facendo 2000 giri e facciamo 10 nodi. Io do il gas. Ecco, senti il primo colpo della turbina piccola. Sì. E poi è progressivo ed entra l'altra. Ah, fantastico. Tu guarda, siamo a 30 nodi. 30. Lasciamola un po' correre. Guarda da quanto siamo partiti. Bella scia, perfetta anche con tre motori. 35 nodi, 36. A quanto arriva la barca? 40. 40. 40 perché io preferisco eliche scariche, perché così barca sporca, barca non va mai in sovraccarico. Sai che mi hanno raccontato alcuni segreti della Yamaha. Intanto Yamaha utilizza lo stesso rating di potenza per i motori da diporto e da lavoro, e questo è l'indice sicuramente di affidabilità. Poi a seconda dei motori, ma una manutenzione pesante in realtà la devi fare soltanto dopo 10.000 ore. È la manutenzione ordinaria ogni 250 ore. Ora 10.000 ore da diportista per alcuni diportisti sono 100 anni. E poi c'è una prova che fanno quando costruiscono un nuovo motore per testarlo, per collaudarlo. Fanno uno stress veramente tremendo. Allora portano il motore al massimo carico, ce lo tengono a lungo tempo perché raggiunga la massima temperatura allo scarico, che per certi motori è 600 gradi, per altri arriva sino a 800 gradi, e a quel punto nel circuito di raffreddamento iniettano acqua quasi sul punto di gelo. Tu pensa alla meccanica. Shock termico pazzesco. Pazzesco. Il motore deve continuare a funzionare regolarmente. Allora dopo questo test, se lo ha superato, è approvato e può essere immesso sul mercato. È incredibile, eh? Eh sì. Ah, che posto fantastico, Norberto. Allora, tanto per la cronaca, come motori abbiamo gli Yamaha 8LV da 370 cavalli e come invertitori gli ZT 370 con frizione idraulica. Lo scafo è un 45 piedi e ha un ottimo rapporto peso-potenza, è una barca snella, 11,8 tonnellate soltanto. Di drive a poppa 21 gradi,
Secondo i dati di prova Yanmar, con 9 persone e 1100 litri di gasolio, massima velocità di questo scafo è stata di 42 nodi e i consumi sono circa 4 litri per miglio nel range di crociera, che per questa barca va dai 28 ai 36 nodi. Tutto merito del Common Rail. Per me il mare è vita. Avrei sempre voluto avere una casa con un fiumiciattolo che gli passa vicino per sentire il rumore dell'acqua. Per me il mare è indispensabile, indispensabile. Beh, io direi che possiamo salutare e farci un bagno, che dici? Ciao ragazzi, adesso andiamo a fare il bagno.